Abbiamo notato che da diversi mesi purtroppo le liste d'attesa per tutti gli screening oncologici sono bloccati e addirittura per ciò che riguarda gli screening che toccano da vicino le donne ci sono tempi di attesa inaccettabili, 228 giorni per uno screening senologico. Eppure proprio adesso, ad aprile, dovrebbero partire le lettere di invito a tutte le donne marchigiane dai 45 anni ai 74 anni per screening gratuiti. Voglio ricordare che è dal 2019 che gli inviti per la campagna di prevenzione sono bloccati nelle Marche, prima a causa del Covid e poi probabilmente a causa di inadempienze o lungaggini. Mi è stato garantito, dopo tre diversi atti che ho presentato in Consiglio regionale e anche una mozione che abbiamo approvato all'unanimità lo scorso anno, che gli inviti sarebbero partiti a gennaio, poi ad aprile. Ora mi auguro non si perda più tempo, perché ad aprile dovranno arrivare gli inviti per lo screening biannuale alle donne dai 45 anni ai 70. A settembre invece partiranno le lettere dal Servizio Sanitario Pubblico per invitare le donne dai 70 ai 74. Invito tutti a vigilare perché la Regione questa volta rispetti le promesse, perché prevenire è tutto per quello che purtroppo ancora oggi è il tumore che colpisce in assoluto più donne in Italia. E grazie alla prevenzione, per fortuna, il tasso di mortalità si è ridotto quasi al minimo. Quindi spero che per la festa della donna non ci siano solo mimose, ma soprattutto la tutela della salute delle donne.